Ciao amici del Cimino Inside. La squadra ha ripreso ad allenarsi a Milanello. Ieri Moncada ha avuto un colloquio con Fonseca in cui gli ha ribadito la fiducia del gruppo dirigente. Anche se le prossime settimane saranno decisive, il Milan per adesso non ha intenzione di cambiare allenatore. Nella giornata della salute mentale voglio anche parlare di ciò che ha detto Morata in un'intervista proprio nei giorni in cui si sta trovando in ritiro con la nazionale spagnola. Ha raccontato di sé dei momenti difficili sia della sua carriera che di vita. Ha spiegato inoltre perché si è allontanato dalla Spagna, in quanto stava vivendo un momento di forte depressione. Parliamo del mercato invernale. Il Milan continua ad avere sulla lista Johnny Cardoso, che continua ad osservare e sarebbe il principale prescelto per il centrocampo. Il potenziale sostituto di Bennacer invece potrebbe essere Frendrup del Genoa. Quindi per il calciomercato invernale si sta ragionando sulla coppia Cardoso-Frendrup. Oggi però la Gazzetta ha fatto uscire il nome di Casadei, giocatore dell'Under 21 italiana che proprio nei giorni scorsi ha svelato la sua fede rossonera. Intanto, in vista della partita contro l'Udinese, si sta continuando a pensare chi far scendere in campo. Il prescelto potrebbe essere proprio Terracciano. Nel frattempo l'agente di Teo ha smentito la richiesta di 8 milioni, anzi ha detto che non ci sono stati ancora contatti per il rinnovo del francese. Anche nel Milan Futuro c'è uno squalificato che è il difensore Gabriele Minotti. Infatti nell'ultima partita di Serie C contro la Pianese il giudice gli ha comminato 5 giornate di squalifica. Vi ricordo infine che dopo le partite contro Francia e Israele, gli azzurri di Luciano Spalletti scenderanno in campo stasera per la terza partita di UEFA Nations League contro il Belgio. La partita si terrà allo Stadio Olimpico di Roma e sarà importante per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta. Per oggi è tutto, ci vediamo domani con una nuova puntata del TG10.000 Inside.